Il bentornato negli studi Tempo Radio lo diamo al presidente della Proloco di Castelgoffredo, Lara Fezzardi. Bentornata negli studi di Tempo Radio. Buongiorno a voi. Con Lara Fezzardi abbiamo invece Matilde Fenotti, giusto? Sì. Che è segretaria del direttivo Fotoclub Il Castello, giusto? Giusto. Giusto. Allora, benvenuta negli studi di Tempo Radio, a lei. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Allora, io vi lascio i microfoni aperti. Di cosa parliamo? Fiera di... Parliamo della fiera, che quest'anno è veramente una fiera importante. La fiera di San Luca 1457, quindi una fiera storica, è la seconda fiera più antica della provincia di Mantova, e con questa ambizione dei nostri avi, di questa grande storia che ci portiamo appresso, abbiamo quest'anno rivoluzionato tutta quella che è l'immagine della fiera, creando la Piazza del Meglio, un nome che ci è parso particolarmente adatto per semplificare un po' il concetto che avevamo a rappresentare nella piazza. Cosa succede? Succede che in piazza rappresenteremo le peculiarità del nostro territorio, quindi di Castelgoffredo e del nostro circondario, e avremo soprattutto due grandi famiglie che si mettono a confronto una con l'altra, che crediamo sia proprio uno dei momenti importanti dove poter rappresentare questi due argomenti estremamente forti che hanno caratterizzato la nostra città negli ultimi secoli. Oddio, qua mi preoccupo, cioè due famiglie si mettono a confronto, che è Montecchi Capuleti, cioè cosa succede? Che succede? Non potrebbe essere una cosa del genere, nel senso che le due famiglie non sono persone in questo caso, anzi sì, sono persone ma non nel senso fisico del termine, ma sono la grande storia di Castelgoffredo legata alla calzetteria, quindi alla moda, al fashion, e la grande storia legata al food, quindi col tortello amaro, quindi il food and fashion diventano queste due grandi famiglie su cui noi chiaramente abbiamo ampliato e sviluppato l'argomento, portandolo in piazza dicendo appunto il meglio di Castelgoffredo. Insomma, Castelgoffredo è più importante per il tortello amaro e l'erba amara, eccetera, eccetera, per la calza, appunto. Questa è una grande diatriba e non voglio entrare in mezzo. Io direi che è importante per entrambi. Ma lei un'idea ce l'avrà, dai, ce la dica, dai, si sbilanci. Ma io sono sbilanciato sul mangiare, anche perché sono una buona forchetta e la cosa mi interessa molto. Però essendo stilista, chiaramente l'amore per la calza e per tutto quello che è il contesto moda chiaramente mi coinvolge. Cioè, rendiamoci conto del dramma che vive interiore la presidenza. Una difficoltà ultimamente impressionante. No, la Fiera del Meglio mi sembra veramente una bella esperienza, è la prima edizione, quindi la sto caldeggiando, ed è per quello che abbiamo un ospite con noi, Matilde ci ha onorato della sua presenza, e perché Matilde ha una triplice veste questa mattina, sì. Quindi come parlavamo prima del fotoclub, perché sarà presente nella Piazza del Meglio anche questa esperienza fotografica dedicata a Castelgoffredo, poi lei la citerà nei dettagli. Ci sarà questa esperienza invece spettacolare, dove chiaramente Matilde fa parte anche del gruppo Tilt, e quindi saranno tre esibizioni delle ballerine del gruppo Tilt, e più chiaramente Matilde è una degli ideatori di Agesti, che è il gruppo genitori e insegnanti. E quindi tutto questo lavoro qua mi è sembrato che ieri nel nostro incontro ho detto: Matilde, ma domani devi assolutamente venire, e quindi lei è stata gentilissima e venuta, e dopo le lasceremo la parola. Nella Piazza del Meglio, per essere più precisi, perché non vorrei essere troppo aleatoria, ci sono tre argomenti, diversi argomenti che sono rappresentati in una piantina che ci dà un ordine e una bellezza, perché nel Meglio abbiamo voluto anche cercare di avere un allestimento particolarmente elegante, particolarmente raffinato, e abbiamo il listone dei commercianti, del commercio, quindi la parte della moda, quindi, che costeggia tutto il Palazzo Acerbi. Di fronte ai portici, dove c'era tutto l'altro argomento del commercio, abbiamo tutto il food, quindi l'evoluzione del cibo, quindi il tortello amaro, le sue declinazioni, ma anche altri cibi, quindi la torta anche di Cavriana, e altri argomenti che sono legati ad altre esperienze culinarie che sono tutte presenti, quindi sarà veramente una carrellata di possibilità di profumi e di gusto che di cui si può approfittare. Al centro l'isola del gusto, vuol dire tutti questi tavoli imbanditi in maniera straordinaria, bellissima, vi invito a venire a vederli, dove noi potremo soggiornare, guardare gli spettacoli, vedere delle cose. Siccome la fiera è dedicata a San Luca, abbiamo anche il corner degli artisti, perché San Luca è il protettore delle arti, quindi un corner di 10 artisti che si metteranno
a esprimere in colonna estemporanea dedicata appunto alla giornata di San Luca e quindi alla fiera, si diventeranno a dipingere dalla mattina alla sera, quindi uno spettacolo non stop. E la nostra loggia, interessante, la loggia del municipio, diventa la loggia dei vini, anzi la loggia del buon vino. Abbiamo fatto anche lì una selezione delle cantine dell'Alto Mantovano fino a San Martino della Battaglia, e abbiamo delle cantine che ci faranno assaggiare, degustare appunto il loro vino, e potremo così chiudere il cerchio, no? Cioè dall'antipasto al primo al secondo, e anche alla degustazione dei vini, oltre che alle birre, perché abbiamo, ricordo, la birra all'erba amara, per cui questa ce l'abbiamo solo noi, quindi dobbiamo anche questa rappresentarla. Insomma, mi sembra veramente una grande opportunità per allietare il tutto, per non stancarci, per non avremo degli show cooking, quindi uno ogni ora c'è uno show cooking, sempre per raccontarci come si può approfittare di alcune ricette e poterle fare noi direttamente in casa, perché non è interessante andare a vedere delle cose che stanno a fare solo gli chef, e rubare dagli chef delle informazioni interessanti, questa è la cosa utile. E poi un'alternanza ogni mezz'ora di quelle che sono invece gli spettacoli di danza e di canto e di musica, quindi sarà veramente un bellissimo panorama del meglio, molto poetico, molto allegro, molto leggero, molto sereno. Bello, la ciliegina sulla torta è proprio questa idea della torta di San Luca. Abbiamo chiesto ai fornai e ai pasticceri della città di farci una torta a loro fantasia dedicata a San Luca, cercando di tenere conto di tante preziosità che abbiamo a Castelcofredo, e ci sarà questo concorso alle 4, ci sarà la premiazione. E l'erba amara c'è nella torta? Nella torta non deve esserci l'erba amara. Non deve essere? No, perché abbiamo già la torta del buon umore, e quindi questa deve essere una torta alternativa. Alternativa. Fermiamoci un attimino allora con Lara Fezzardi, presidente della Proloco di Castelcofredo, e Matilde Fenotti. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, arriviamo. Assieme a Lara Fezzardi, presidente del Proloco di Castelcofredo, e Matilde Fenotti, che noi abbiamo sentito per esempio che è segretaria del Fotoclub Il Castello, ma abbiamo sentito anche tanto altro. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli Ascoltatori. Stiamo parlando della Fiera di San Luca. Quando è che, tra l'altro, non abbiamo dato la data? Noi la diciamo tutti i giorni. Siamo però in corso d'opera, quindi la fiera sarà domenica 20 ottobre, dalle 9 alle 19. Dalle 9 alle 19, quindi un bel lasso di tempo. Altro ancora? Allora, altro ancora ce n'è da dire, perché il giorno prima, quindi il 19 di ottobre, alle 17, si inaugura la mostra di Dorini. Ora, Dorini è un artista di Castelcofredo, deceduto nei primi anni 90, e abbiamo casualmente ritrovato, tramite amici, tramite conoscenze, dei dipinti inediti. E infatti la mostra si chiama Inedito Dorini, quindi scarabocchi, dipinti, schizzi, bozze di questo artista che è stato molto importante a Castelcofredo e che ha ritratto Castelcofredo negli anni 80-90 in modo egregio. E quindi ci è sembrato particolarmente interessante, durante la fiera di San Luca, avere proprio un artista castellano in mostra, e un artista che si conosce bene da un certo punto di vista, ma con tante opere mai viste. E questa è un'altra cosa interessante. Dico l'ultima, poi passo la parola a Matilde, che si chiude il cerchio. L'altra novità appunto della Piazza del Meglio è che abbiamo indetto il pranzo della domenica della fiera. Quindi noi, nella nostra storia, il pranzo della domenica è fatto in casa, lo ribaltiamo, cerchiamo di trovare una nuova tradizione, e il pranzo della fiera viene fatto in piazza. Quindi abbiamo creato una formula molto semplice, molto diretta, con il nostro meglio appunto di quello che è in vescita in piazza, e abbiamo organizzato un pranzo a prezzo fisso, quindi sono 15 euro, con i tortelli amari di Castelcofredo, piatto di salumi con zucca fritta, sugo o torta del buon umore, acqua e caffè, quindi una cosa meravigliosa. Un grazie al pastaio Agostino, all'antica salumeria Trivini, al caffè Velour e al panificio Bertani. Benissimo. Questa è una cosa su prenotazione, per cui se volete dovete assolutamente prenotarvi. Credo che sia veramente una bella occasione per anche stare insieme e condividerci. Avremo la presenza del sindaco in persona, che viene a mangiare con noi. Magari a fine trasmissione diamo un recapito, magari per la prenotazione. Quindi lo diciamo agli ascoltatori, preparate intanto carta e penna. Allora, Matilde Fenotti, quindi Fotoclub, tanto per intenderci, poi per cominciare, poi anche tanto altro. Quindi sì, la parola a lei a questo punto. Per il Fotoclub, nell'occasione della fiera, abbiamo una mostra dedicata proprio ai luoghi di Castelcofredo,
e quindi sarà un arricchimento anche di momenti tipici che fanno come da coreografia a questo grande evento. Il Fotoclub fra 2 anni fa il 50°, quindi è un Fotoclub, il Castello, abbastanza esperto, fra virgolette, chiamiamolo così. Ultimamente però abbiamo anche allargato gli orizzonti, perché siamo iscritti alla FIAF, che è la Federazione Nazionale dei Fotografi, e proprio a breve nascerà anche questa collaborazione con la Proloco della Galleria FIAF Bazzani. Quindi un grande evento, una grande immagine anche per il paese e una grande occasione per tutti quanti, per alzare, diciamo così, l'immagine anche del nostro di Castelgoffredo. Per cui anche questa collaborazione, ricca come sempre di eventi, porterà lustro senza dubbio anche a tutti i castellani. Per cui appunto la fotografia moderna, forma d'arte, non sempre capita proprio come forma d'arte, per cui c'è anche questo discorso. Sì, proprio che bisogna ma portare. Noi facciamo anche parecchi concorsi a livello nazionale, per cui abbiamo partecipato a quello che è chiamato come progetto La Famiglia in Italia, Capolinea, l'ultimo è stato un po' difficile perché il tema era l'effimero, l'eterno, e quindi a breve faremo anche un'altra mostra sempre in Galleria Bazzani. Insomma, è un circolo attivo il nostro e stiamo facendo tante belle attività, corsi. L'effimero e l'eterno. Sì, è un po' difficile, basta poco che ci vuole pensare tanto. Infatti. Allora, sì. Allora, vi leggo alcuni messaggi. A parte, vabbè, che la salutano Fezzardibus, mi fa sorridere questa cosa. Salve. Allora, pronta per la fiera? Ne ha parlato finora? È pronta? siamo pronti. È pronta, va bene. Poi, ancora, Presidente, che novità ci porta quest'anno a San Luca? Anche qua, ne avete tante, ne vuol dire un'altra. Quest'anno saremo veramente tutto news, quindi tutto quello che voi vedete in piazza sarà una novità proprio. È un voltare pagina, l'amministrazione ci ha invitato appunto a creare un nuovo progetto, ci abbiamo veramente pensato da mesi e credo che abbiamo trovato una strada estremamente interessante. Poi le scriva, Presidente, fate tante manifestazioni, fate molto bene, perché non fare anche una manifestazione che coinvolga anche altri paesi, in modo di fare una, insomma, innovazione con riflesso a livello nazionale? Secondo me, se lei vuole, riesce, e io ci spero, dice Giorgio di Castenedolo. Giorgio, un'altra provincia. Gentile nei miei confronti, come sempre, io qui ricevo un sacco di complimenti, sono onorata e orgogliosa di questa cosa. È un bello spunto, cerchiamo adesso, anche semplicemente collegandoci con i vari presidenti di Proloco oppure con altre associazioni, potrebbe esserci, bisogna avere l'idea forte che mette tutti insieme, che questo bisogna studiarci sopra un attimo. Allora, le chiedono, vabbè, qua è un'altra, scusi, il negozio di Mazzano c'è ancora? Sono passato l'altra notte ed era chiuso. Effettivamente anch'io alle 3 del mattino, è possibile? Ma come mai alle 3 era chiuso? Sto scherzando. Allora, però dice l'altra notte ed era chiuso. Il negozio di Mazzano è apertissimo tutti i giorni, ma dal pomeriggio, quindi dalle 15 alle 19. Alle 19. E non c'è, mannaggia, ci avesse detto dalle 3 alle 7, io faccio credere che era dalle 3 del mattino. Ah, non so. No, era vabbè, dalle 15 alle 19, va bene, quindi non c'è, quindi apertissimo. Sì, apertissimo e funzionalissimo. Allora, Fezzardi, faccia la Proloco di Castiglione, il comune più grande che senza, mi creda, è umiliante, dice un ascoltatore di Castiglione. Castiglione ha sofferto un po' da questo punto di vista, e noi possiamo, anziché anteporci a Castiglione, possiamo dire che collaboriamo con Castiglione. Qualora nascesse veramente una persona o un'entità che avesse voglia di ricostruire una Proloco in questa bellissima cittadina, e io, come l'ho fatto per altri paesi, sono a disposizione per poter semplicemente dare la mia esperienza, non ho niente da insegnare a nessuno. Allora, Lara, sei grande, sei un genio della creatività. Lucilla di Volta Mantovana. Non la conosco, ma la ringrazio di cuore. Grazie Lucilla. Va a dirigere adesso la Proloco di Carpenedolo? Ecco,
No, Carpenedo c'è un salutiamo... abilissimo però è, non si candiderà più. Ah. È probabilmente per questo, deve essere un ascoltatore o ascoltatrice di Carpenedo che chiede per questo. Ah, peccato, noi l'avevamo addirittura invitato anche alla Fiera del Meglio, ma loro hanno proprio in concomitanza la Fiera del Torrone, per cui non siamo riusciti ad averli per quel motivo lì, perché la mia idea era proprio quella di essere sovracomunale con anche delle chicche culinarie di fuori Castelgofredo, quindi le loro pesche io le adoro e quindi le volevo. Allora, sono Stefi, per diventare sua modella come devo fare? 19 anni, 1,76 m senza tacchi. Direi che le misure ci sono e l'età è meravigliosa, quindi dopo darò il mio numero di telefono, quindi chi mi chiami assolutamente. Benissimo. Allora, ho visto la Bazzani, che presumo sia la galleria, presumo. Sì. O c'è una signora Bazzani, non so, ma sa che è bella? Punto di domanda. Ci fa piacere, noi la teniamo bene, la custodiamo come una bella signora, che anche lei inizia ad avere la sua età. Adesso abbiamo rifatto tutto l'impianto luci, proprio perché i quadri e i colori devono essere rispettati al meglio, e quindi nella Piazza del Meglio abbiamo fatto anche questo. Poi le chiedono, l'amaro d'erba amara dove lo trovo? Allora, lo trova tutti i giorni o al MAST, quindi al nostro museo della città, oppure lo trova tranquillamente anche alla bancarella del libro usato, che anche la bancarella del libro usato sono 30 anni di storia, veramente molto importante. E dovremmo fare anche ripensare di fare un evento, voglio cogliere l'occasione per ringraziare Luciana Farisini, Rossandra Sossai, che sono le due nostre donne che stanno lì estate e inverno, quindi col caldo e col gelo perché non c'è riscaldamento, e veramente fanno un lavoro egregio. Poi le chiedono, dialoga con la nuova amministrazione? Beh, ha detto prima ci sarà il sindaco. No, la nuova amministrazione dialoga con noi, perché è giusto che sia così, e noi l'amministrazione è la nostra amministrazione, chiunque venga, ogni anno, io credo di poterlo testimoniare, dopo 30 anni di presidenza, io ho lavorato con tutte le amministrazioni, destra e sinistra, indifferentemente. Allora, adesso vorrei chiedere, a parte che, visto che siamo in dirittura d'arrivo, invito gli ascoltatori a preparare carta e penna, perché poi diamo il recapito, perché c'è appunto questo pranzo, giusto? Esatto. Che è su prenotazione. Vorrei chiedere, ha detto Matilde Fenotti che si farà la galleria fotografica Bazzani, cioè sì. Sloggiate i quadri, no. Che cosa succede? È una galleria che a livello nazionale porterà quattro eventi importantissimi, perché si parla di nomi dati dalla federazione e quindi di mostre molto accattivanti, molto importanti. E si parla però di quattro eventi, e quindi poi la galleria resta Galleria Bazzani, quindi di gestione della Proloco. La collaborazione con il Fotoclub è riservata solo a questo, però il grande evento che diventi anche Galleria FIAF è non da poco, perché ce n'è solo una nel Mantovano. E quindi appunto. Allora vorrei, dunque leggo un messaggio che è arrivato adesso. Presidente, sono d'accordo col signore di Castelnuovo, sarebbe il primo avvenimento del genere e avrebbe successo. Benissimo. Quindi un qualche cosa di più grande. Sembra comunale. Allora, preparate carta e penna, preparatela subitissimo, perché adesso facciamo dire il recapito telefonico, internet, mail, non so che cosa ci stia per dare la Presidente Fezzani. Allora, la pranzo della domenica è dalle 12 alle 15, è prenotabile fino all'ultimo secondo, e si può prenotarlo in vari posti, quindi la prenotazione può essere fatta all'ufficio del Tele dell'Alto Mantovano, quindi andandoci direttamente, oppure telefonando allo 0376 78 12 18. 78 12 18, esatto. Bene. Telefonando alla sottoscritta, quindi 335 588 1636. Sì. O a Daniela Ferrari, che è un altro componente del potere direttivo, 339 85 61 943. Benissimo, benissimo. La fiera è il 20, giusto? Il 20, 20 dalle ottobre. 9 alle 19. 9-19, però il 19 avete invece l'inaugurazione della mostra. Della nostra mostra di inedito Dorini. Allora, ringraziamo Lara Fezzardi, che è la presidente della Proloco di Castelgofredo. Grazie, presidente. Grazie a voi. E ringraziamo. No, come vuole chiudere? Invitando? Io mi invito a venire a vedere e
se siete curiosi, se siete interessati, se avete voglia di cose buone e di cose fatte bene, la Piazza del Meglio è la vostra piazza. Benissimo. Grazie Presidente. Ringraziamo Matilde Fenotti, grazie. Grazie. Come vuole chiudere a lei? Ma direi che forse una nota di merito, un piccolo cenno anche all'SD Tilt che sarà presente nella nostra grandissima nuova fiera, perché l'SD Tilt è parecchi anni che collabora anche sul territorio, ma non solo, ha avuto la fortunata coincidenza, chiamiamolo così, ed è molto meritorio questo, perché abbiamo avuto Carla Fracci in un nostro spettacolo come ospite d'onore e abbiamo anche una grande collaborazione con l'Opus Ballet di Firenze. Io credo quindi vedere in piazza anche queste nuove allieve, che alcune delle quali sono già a Firenze, frequentano già perché indirizziamo anche là, insomma è un'altra chicca. Benissimo. Sì. Appuntamento al 20, allora, Castel Goffredo, grazie. Viva, grazie. Grazie.